progetto di legge è il primo dei sei testi relativi alla fusione di comuni posti oggi all'ordine del giorno dell'Assemblea, a seguito dei quali potrebbero nascere sei nuovi comuni come esito della fusione dei 16 al momento esistenti. La legge madre, la norma regionale che consente e regola il processo di fusione dei comuni, risale a 20 anni fa e dal 96 sono poi decorsi ben 17 anni per arrivare alla prima fusione realizzata nella nostra regione con la nascita del comune di Valsamoggia. Da allora il processo di aggregazione ha subito una fortissima accelerazione. Oggi abbiamo 8 comuni nati dalla fusione di circa una ventina di enti. Un numero destinato oggi quasi a raddoppiare qualora sia favorevole l'esito dei referendum indetti sulla base delle deliberazioni assembleari oggi all'ordine del giorno. A questo numero si aggiungono le fusioni tentate senza successo, interrotte dalla volontà dei cittadini nelle consultazioni referendarie. In altri termini, ciò che 20 anni fa era poco più di un'ipotesi accademica, aggiuntiva e del tutto accessoria rispetto alla strada del tutto prevalente delle unioni dei comuni, oggi invece corrisponde ad un processo pienamente in corso, destinato ad accrescersi, come testimoniano anche i dibattiti in molte realtà locali in merito alle prospettive della fusione. Non possiamo quindi non interrogarci sulle ragioni di questo interesse verso le fusioni, che corrisponde da un lato all'attenzione per le evidenti opportunità nuove che la nascita di un nuovo comune può rappresentare, visto che può nascere un nuovo ente più forte, autorevole, capace di programmare e gestire servizi, di disegnare le prospettive di crescita e le condizioni di coesione di un territorio, ma che corrisponde anche, e non ce lo dobbiamo in alcun modo nascondere, alla consapevolezza che l'alternativa è la morte per consunzione o per fame. Insomma, i matrimoni fra due o più comuni nascono anche dalla grande crisi della finanza pubblica, dalla progressiva riduzione di servizi del territorio regionale, dalla concentrazione delle strutture sanitarie, educative e assistenziali, dalla scomparsa delle sedi decentrate di servizi pubblici quali, a titolo di mero esempio, le poste. Se guardiamo la mappa dei nuovi comuni nati da fusione, vediamo come al momento queste abbiano interessato soprattutto comuni di piccola o piccolissima dimensione demografica, comuni posti per lo più ai margini delle grandi direttrici dello sviluppo economico e demografico regionale, ai margini delle linee delle dinamiche sociali ed economiche in regione, a partire dalla Via Emilia e dalla linea di costa compresa fra Comacchio e Cattolica. Quasi la fusione fosse la strada da intraprendere obbligatoriamente per non precipitare in un'area di marginalità, in una zona di non ritorno e abbandono. E questo è un punto sul quale occorre riflettere, sia rispetto alle singole fusioni, sia soprattutto rispetto alla nostra capacità di disegnare il territorio, di programmare, di decentrare servizi, di assicurare la presenza di infrastrutture indispensabili alla permanenza dei cittadini e degli insediamenti produttivi. Ma questo è solo uno degli interrogativi che i progetti di fusione ci propongono. Ecco, io credo che da questo, anzi da questi progetti di legge, vengano poste soprattutto delle domande, alle quali occorre dare risposte con una logica diversa da quella che ha animato fino ad oggi l'attenzione a questi processi, a partire dal referendum, cioè dalla partecipazione popolare al voto e dalla valutazione del suo esito. La partecipazione fino ad oggi è stata terribilmente bassa, simile a quella delle elezioni regionali che hanno eletto l'attuale presidente Bonaccini, quelle con la più scarsa adesione popolare mai registrata in questa regione. Dobbiamo chiederci perché, anche quando si parla dell'ente più vicino ai cittadini, cioè il comune, registriamo livelli di partecipazione bassissimi. Ce lo dobbiamo chiedere per cercare di invertire la tendenza al declino. Declino partecipativo che esiste, che è una delle ragioni profonde di quel più generale declino che in molti ritengono caratterizzi oggi il nostro Paese. Referendum significa anche saper come interpretarne l'esito, senza costringere l'Assemblea ogni volta a delle sorte di divinazioni della volontà popolare, spesso con esiti diversi, pur partendo dagli stessi risultati referendari. Ma le domande sono anche altre, attengono prima di tutto il valore delle fusioni, soprattutto in una realtà come la nostra, da sempre caratterizzata dalla presenza di comuni forti ed autonomi. La storia italiana ed europea è caratterizzata fin dall'età carolingia, quindi da ben 1200 anni, dalla presenza di realtà comunali forti nell'Italia del centro-nord, dalle Alpi alla Toscana, passando per la Valpadana, l'Appennino settentrionale e le aree adriatiche, la presenza di piccole realtà coese e portatrici di eccellenze produttive e sociali ha contrassegnato secoli di storia e ha rappresentato un modello del quale l'Italia dei distretti industriali e produttivi ne è uno degli ultimi esempi.
Tutto questo nel passato non è mai diventato uno Stato, non abbiamo avuto l'esito istituzionale di Francia, Spagna o Gran Bretagna. Il nostro modello identitario, fatto di comuni alleati e correlati fra loro, ricorda semmai il modello federale mitteleuropeo più che quello degli Stati nazionali. Quello stesso modello che oggi vediamo in crisi, proprio perché ha perso la dimensione di federazione e di comunità per cedere poteri e responsabilità a soggetti nei fatti terzi come le tecnocrazie e i sistemi finanziari. C'è qualcosa di simile fra il processo di federazione europeo e quello di fusione dei comuni. C'è qualcosa di simile se pensiamo alle ragioni nobili che le determinano e anche alle ragioni meno nobili: incentivi, finanziamenti, condizioni agevolate per la gestione del bilancio del personale. Ma in entrambi i casi, se manca l'anima, il processo si ferma ed il progetto di feudi aggregati, sia si tratti di fusione di comuni, sia si tratti di Unione Europea, si ferma e fallisce. Qual è quindi il modello di ridisegno del territorio che abbiamo in mente? Come intendiamo svolgere la nostra funzione di programmazione di servizi e infrastrutture? Abbiamo o non abbiamo la consapevolezza che le fusioni stanno determinando una nuova geografia nella nostra regione? Una geografia istituzionale contrassegnata in primo luogo dalla vicenda delle province, ancora vive, anzi sopravvissute, senza avere la forza e la capacità di svolgere più alcun ruolo di governo del territorio e soprattutto senza più cariche elette dai cittadini che, essendo stati sempre più estromessi dai processi partecipativi, nelle poche occasioni di consultazione ovviamente rispondono con l'astensione. Sia chiaro, noi siamo favorevoli alla soppressione delle province, siamo favorevoli che i comuni e la regione ne recuperino le funzioni. Ciò significa avere comuni forti ed autorevoli, con quindi anche comuni che nascono da fusioni, da sostenere non solo con gli incentivi, ma con un supporto vero alla capacità programmatoria locale. Da sostenere non chiudendo servizi, non depotenziando ospedali, non sostituendo la presenza pubblica con il terzo settore amico degli amici. Insomma, svolgendo una funzione programmatoria che la Giunta eletta dal minor numero di cittadini mai registrato in questa regione non è parsa in grado finora di fare. Ne è un esempio anche il progetto di legge sulle fusioni e le unioni che la Giunta ha presentato, il progetto di legge oggetto numero 2881, nel quale troviamo ripresi puntualmente gli assunti di alcune delle nostre risoluzioni e alcuni nostri emendamenti, nostre o di altre forze di opposizione, alle attuali norme sulle fusioni. Risoluzioni e emendamenti presentati fino a 2 mesi fa e sempre accanitamente bocciati dalla maggioranza. 2 mesi dopo quei contenuti ricompaiono nel progetto di legge di iniziativa della Giunta. A ennesima dimostrazione che alla maggioranza interessano poco i contenuti, ma forse molto di più il fatto di potersene appropriare. Ma questo è un altro argomento. Oggi occupiamoci di questo progetto di legge attraverso la delibera di indizione del referendum, dando la parola ai cittadini. Il nostro impegno nei prossimi mesi sarà quello di informarli e tornare a coinvolgerli consapevolmente nei cambiamenti che li toccheranno in maniera diretta.